Amici del Cuore Tassellato, ben ritrovati, siamo con il presidente del Cuore Lombardia, Ivan Bidorini, ben ritrovato. Ciao Ivan, come stai? Bene, grazie mille Adriano, ciao a tutti, sto bene, grazie, spero anche a voi. Perché... Bene, e in questo momento possiamo dare solo che i numeri, per cui vorrei avere qualche numero da parte della Federazione del Cuore Lombardia sulla situazione licenze, sui bonus che avete... Distribuito per le iscrizioni eh, al campionato femminile per le nuove licenziate e licenziati under 17 e così via. Raccontaci un pochettino quello che avete fatto fino ad oggi. Va bene, grazie mille di averci dato l'opportunità. Credo, eh, credo sia corretto informare sempre in modo compiuto eh, tutti coloro che orbitano nell'ambito della FMI. Come sappiamo l'anno scorso la pandemia ha lasciato delle scie poco chiare sul nostro percorso di vita, di cammino e anche di attività sportiva. E quindi come federazione ci siamo messi eh, dal lato di chi non ha potuto svolgere l'attività oppure chi aveva già programmato, chi aveva già preso licenza, chi aveva già fatto tante cose. Tanti adempimenti per poter svolgere l'attività, ma che poi pur purtroppo non sono state fatte. Naturalmente tutti hanno perso qualcosa: i piloti hanno perso un paio di mesi di attività perché poi si sono allenati, i motoclub hanno perso l'opportunità di fare manifestazioni, quindi qualche minimo incasso, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente, come federazione, l'anno scorso eh, a novembre nel Consiglio federale. Ha ben pensato di, dare, di, di farsi eh, parte attiva e di dire la federazione c'è per i suoi affiliati e per i suoi tesserati. Quello che abbiamo a disposizione, che viene in parte da, 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 da Sport e Salute che ci ha concesso, ha concesso a tutte le federazioni eh, un, un certo quid eh, economico, appunto, per sostenere l'attività sul territorio. Quindi, noi l'abbiamo utilizzato pienamente, anzi abbiamo aggiunto anche del nostro su delle economie che sono state fatte l'anno scorso a livello nazionale, non facendo tutte le manifestazioni di tutto il programma. Quindi, anche perché scusa se ti interrompo Ivan, anche per il 2021 si preannuncia una stagione un pochettino complicata per tutti visto la non possibilità di spostamenti o quantomeno Uh, di avere una vita normale anche in senso lavorativo per molti perché chiaramente il motocross come tutti gli sport uh, sono um, priorità secondarie della vita di tutti i giorni però ovviamente la federazione si è fatta carico anche di questo sì, beh, intanto concludo con i numeri della Federazione Nazionale. Come Nazionale e come Federazione Nazionale sono stati messi a disposizione 1, miliardo, 1 milione e euro distribuiti e distribuiti, in, crediamo in modo equo, fra eh, affiliati quindi motoclub, società sportive, eh, motoclub che hanno la struttura quindi campi e naturalmente i licenziati. Così facendo... A, 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 mettendo sul piatto uno sconto del 25% sul costo delle licenze 2021 a chi aveva la licenza 2020 naturalmente perché certo. non l'ha potuto usufruire completamente quindi lo sconto è per queste licenze qua per i licenziati abbiamo pensato a questo, per quanto riguarda i motoclub abbiamo dato un incentivo al momento dell'affiliazione pari a un cash di 500 euro quindi i motoclub che si affiliavano dal 1 novembre al 31 dicembre usufruivano di un cash di 500 euro, mentre i motoclub che si affiliano dal 1 gennaio al 28 febbraio, che è la data ultima, possono accedere a un cash di 250 euro. I campi, coloro i motoclub che hanno i campi, per il 2021 saranno esentati dal pagamento della quota di eh, omologazione del campo. Quindi abbiamo, a livello nazionale abbiamo, siamo intervenuti sui piloti, sui campi e sui motoclub affiliati. Per quanto riguarda il mio comitato regionale di cui io sono presidente, non, avendo, non è che avessimo dei soldi da, um, avanzati, ma diciamo che avevamo dei soldi accantonati per fare le, um, le premiazioni regionali, certo. che purtroppo, viste le contingenze, non siamo riusciti a portarle a termine. Quindi questo budget è inutile che io lo tenessi nel cassetto perché era destinato alla festa dei campioni e quindi l'abbiamo destinata ai motoclub. Bene. Che non, aveva, non hanno potuto svolgere attività nel 2020. Ricordo che fra 200, 150 e 100 euro ad, ad, in, in, in corrispondenza di quello che abbiamo fatto in Motogram, come Comitato regionale, abbiamo elargito ulteriori 17 mila euro sul territorio regionale. Perfetto. Quindi, ci sembra eh, che siamo che abbastanza... Per perché gli amici appassionati a casa dicono, va bene, noi licenziati, allora, eh, quelli over 17 hanno usufruito praticamente appunto certo. del bonus di sconto inerente no, alle è... licenze 2021, giusto? Giusto, ma tutti... Per tutto, gli under eh, 17? Gli under 17 è uscito proprio nell'ultimo Consiglio federale dell'11 febbraio, eh, siamo sono il, 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 il la, la FMI nazionale ha potuto avere accesso a un ulteriore finanziamento da, da Sport e Salute. Un finanziamento che però è proprio eh, mirato e dedicato. Sport e Salute ha detto, questo finanziamento a fondo perduto che ti do, lo devi distribuire a tutti i piloti di sesso femminile che si sono licenziati, cioè che hanno staccato le licenze, eh. dal 1 novembre 2020 fino a tutto il 2021. Noi chiaramente pare che si chiuda al 30 giugno, perché in effetti dopo il 30 giugno credo che pochissimi facciano la licenza per due o tre mesi, compreso eh, sì. Quindi questo per le donne, indipendentemente dall'età. Mentre invece per i maschietti, solo agli under 17, questo è una determina che si è detto sport e saluto, solo per gli under 17. Quindi gli under 17 che hanno fatto la licenza dal 1 novembre fino al 31 giugno di quest'anno, usufruiranno di un bonus di 150 euro. Sia le femminucce che i maschietti under 17 che staccano la licenza usufruiranno di un bonus di 150 euro. Se fanno una licenza che costa 120, avranno un bonus di 150. Se fanno una licenza che costa una velocità che costa 360 o qualcos'altro che sì. costa di più, avranno il bonus. Questo bonus sarà elargito attraverso i Motoclub, perché noi sì. abbiamo chiesto ai Motoclub di dire alla fine di ogni mese tu mandami l'elenco. Delle licenze che, che tu hai staccato femmina e under 17, noi, in base al numero di questi licenziati, ti diamo il corrispettivo economico che tu distribuirai ai tuoi piloti. Questa è una bellissima cosa fatta, fatta da, dalla federazione e eh, eh, passo devo... verso tutti quelli che si avvicinano a questo sport ed è molto importante, soprattutto in questo momento. C'è stato un innalzamento anche dei licenziati eh, per quanto riguarda FMI, se ci vuoi dare qualche sì. dato dei licenziati eh, agonisti e non agonisti al momento. Sì, sì, eh, beh, devo dire che alla data odierna, oggi ne abbiamo 25, se non sbaglio 26, non mi ricordo sì. più, eh, abbiamo, siamo riusciti a… Siamo riusciti Abbiamo staccato sul territorio della Lombardia oltre 3.300 licenze. Teniamo presente che il, il, il massimo era stato ottenuto in 3.150 licenze nel 2019, sì. in tutto l'anno 2019, primo gennaio 31 dicembre. Adesso, il 28 febbraio, siamo già oltre 3.300. Quindi, evidentemente, mi aspetto per fine anno di avere un malloppo di licenziate attorno a 3.400-3.500. Certo, ehm, questo... anche questo. Pensi che sia stato eh, questo innalzamento e questa quota, quota parte importante al mese di febbraio, anche dovuta alla situazione Covid, per cui anche l'amatore ha bene o male dovuto fare la licenza agonistica per poter andare a girare sui campi? O pensi che abbia influito poco? No, credo. Questo abbia sì un'influenza perché, eh, beh, sicuramente, come tu saprai, sono anni che stiamo eh, proponendo ehm, dei prodotti sul territorio cross enduro trial sempre, sempre migliori, sempre più appetibili. Quindi, evidentemente, qualche attrattiva c'è per qualche certo. pilota per tante persone. Però eh, onestamente bisogna dire anche che con questa sciagurata pandemia, come tu saprai, eh, la federazione come ente eh, nazionale ha potuto soffrire, riconosciuta dallo Stato, dal Governo, dal CONI e certo. da Sport e Salute, di, di, di poter far allenare, di poter far eh, svolgere attività sportiva i piloti di interesse nazionale. E, e Quindi c'è da, da dire che purtroppo, e dico purtroppo perché sì, da un certo sì, punto di sì, vista mi dispiace sì. che l'ente di promozione che comunque anche loro sul territorio svolgono un'attività eh, molto interessante, però evidentemente l'ente di promozione non è così strutturata come la federazione in modo tale da avere diciamo così, il consenso degli organi di governo per poter usufruire di, di, di attività anche durante il lockdown. Eh, posso dire che, come tutti oramai sapranno, che anche se dovessimo essere in zona rossa, i nostri licenziati possono spostarsi anche fuori dalla regione per potersi allenare, certo, sempre con l'autodichiarazione: con l'autodichiarazione con la licenza in tasca, in quanto in tutti i nostri piloti sono di interesse nazionale. Ma non perché siamo più furbi, perché la struttura della federazione è tale che le licenze vengono rilasciate solo della Federazione Nazionale Roma, certo. non c'è un rilascio di licenze territoriali o regionali come si sì, dice sì, in sì, Argentina sì, sì, sì. e eh, le attività del territorio, i campionati regionali, i campionati interregionali sono propedeutiche, sono di allenamento per poter accedere ai campionati italiani e quindi questo è il perché la Federazione Motociclistica con la sua licenza può permettere ai suoi atleti, attraverso le, 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 diciamo così, le regole di PCM, di potersi spostare e allenare. Naturalmente, eh, e questa è una gran bella cosa. Raccomandiamo comunque sempre a tutti gli appassionati, a quelli che si recano sulle piste anche per fare un semplice allenamento, di mantenere la distanza e laddove è possibile di utilizzare la mascherina quando siamo in prossimità di qualche altra persona. Questo è un messaggio veramente forte e chiaro che deve arrivare un pochettino a tutti. Un'altra eh, un domanda per te, per, mh, per quanto riguarda il campionato regionale che partirà appunto poi a marzo, sì. il campionato regionale Lombardia, c'è qualche novità, c'è qualche spostamento, tutto è confermato? Tutto è confermato? C'è la possibilità di quanti accompagnatori a pilota e qualche altra regola inerente al campionato regionale? No, diciamo che le regole, no, allora, le regole sono quelle che sono state stabilite l'anno scorso in, in, in ambito zona rossa e zona arancione. Quindi mi pare che siano, se non sbaglio, due accompagnatori per pilota o sì. forse tre, non mi ricordo più se due o tre. Due. Quindi la norma resta, è quella perché è quella. Il fatto di spostamenti non credo perché essendo a, al momento non ce ne sono, perché se consideriamo che la, la gara di motocross si svolge in un ambito chiuso secondo le norme del DPCM senza pubblico eh, e non è uno sport di contatto, al momento non ci sono pozzi di restrizione... Sì, preclusioni Reclusioni allo svolgimento. Perfetto. Anzi... Perfetto. Anzi pare che pare, e telegiornali, sì, sì, pare sì, che sì. il nuovo governo sia orientato a evitare i lockdown totali e quindi anche da questo punto di vista presumiamo che non ci sia nessun eh, slittamento nel cambiamento. Ecco. Ad oggi il calendario è confermato, regolamente pubblicato, vedo che i numeri sono, li hanno richiesti, hanno richiesto oltre 1100 numeri per poter partecipare al campionato regionale, quindi un numero esorbitante. <coughs> Abbiamo ridotto le categorie per ogni gara di campionato regionale, per, per cercare di andare a casa tutti presto la sera, per faticare meno il personale e abbiamo messo a regolamento la possibilità, anzi quasi non, non c'è l'obbligo perché non, non possiamo farlo, ma caldamente, caldamente mh, proposto di fare le OP. Il più possibile sabato sera dalle, 19, dalle 17 alle 19.30 19 e abbiamo anticipato di mezz'ora le operazioni preliminari a domenica mattina, anziché alle 7.30 alle 7, anziché chiudere alle 9 chiudiamo alle 8.30, sempre per partire qualche mezz'ora prima e finire. Noi, il nostro obiettivo è quello di fare in tutte le gare le premiazioni massimo alle ore 18.00. Quasi 100 anni, alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione Sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina. Rane fritte o in guazzetto, lumache trifolate, cinghiali in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei Passeggeri, Corso Pavia 164, Sforzesca di Vigevano. mai la federazione non ha eh, perché tutte queste cose che ci siamo detti ce le siamo detti in, in uno scambio privato e così ma neanche io le sapevo lo so che vengono pubblicate sul sito ufficiale della federazione motociclistica italiana ma non sarebbe il caso di eh, Pubblicizzare non mi piace divulgare appunto tutte queste iniziative che fa la federazione in un, anche in un altro modo, visto che penso che siamo i primi a parlarne in televisione in, direttamente in televisione, e mi sembra un po' poco, tra virgolette, chiaramente è un inizio, ma come mai non c'è un intervento un pochettino più? Incisivo da parte della Federazione a livello comunicativo, soprattutto per gli appassionati? Beh, il, il problema comunicazione è molto arduo perché devo dire che noi vabbè, ci affidiamo al nostro sito della FMI, al nostro Facebook, al nostro, ai nostri canali, però notiamo che, ehm, come hai detto tu prima, eh. Non tutti i motoclub, non tutti gli utenti sono particolarmente sensibili ad andare ogni giorno a spulciare sul sito. Sì, sì, sì. Ti sì. Devo, dire anche del, devo dire anche delle cose senza colpevolizzare i motoclub. Noi no. eh, da, Roma, da Roma è stato mandato via PEC il 25 gennaio la documentazione per l'assemblea del 27 marzo. Oggi siamo il 28 febbraio e ogni tanto io ogni giorno sento un presidente o l'altro chiamato per qualcuno e, e gli dico ma tu hai ricevuto i documenti per le votazioni vieni il 27 a votare e dice ma io una delle risposte è ah ma io la pec non la apro mai ah ma io la pec non so neanche <ride> se ce l'ho ah ma io dopo 20 giorni che ci sono un casino di roba io cancello e chi c'è che c'è quindi eh, non diciamo so, Ivan ce... che tutto l'ambiente dovrebbe fare un salto esatto. di qualità e purtroppo è difficilissimo eh, sono però 20 anni volevo chiudere volevo, e... volevo... Cioè, tutto l'ambiente vive vive di ricordi, non lo so, vive con una gestione antica proprio di, que, di, di queste Però, cose. Però, eh, eh, grazie alla, alla domanda che tu mi hai fatto, volevo risponderti dicendo che ehm, avendo sentore di queste cose qua, che non tutti molto gravi, io da quest'anno sto cercando di mandare a blocchi. Per esempio, ho fatto il regolamento della gru regolarità gruppo 5 regionale regolamento più alcune note tecniche più il calendario ho preso le classifiche dell'anno scorso e tutti i motoclub che erano presenti con un pilota nelle classifiche del gruppo 5 a tutti i motoclub ho inviato la documentazione diretta. Questo lo, sto, lo, fa, lo faremo anche per, per le moto d'epoca, che i gruppi 1, gruppi 3, gruppo 2 l'ho fatto per il trial, per il trial yeah. ho mandato regolarmente tutto a tutti i motoclub che fanno trial, che hanno un pilota dentro e lo farò per il motocross lo farò anche per il turismo a questo punto più di così cosa vuoi che faccia cioè più mettere no, su eh, site, bisognerebbe, bisognerebbe più mandarla in motoclub eh, eh, eh. utilizzare un pochettino una voce determinata nel dire ai motoclub per favore divulgate queste notizie attraverso mm, i vostri social io, visto io che ti... tutti pubblicano solamente pista aperta dalle alle e basta però non si parla mai del, di quello che c'è dietro, cioè della federazione, di quello che fa la federazione o quello anche che non fa la federazione. Per l'amor del cielo, chi non fa niente non sbaglia mai. Non Purtroppo mai. chi fa qualcosa è sempre, può cadere sempre nell'errore. Eh, io, io ti inviterei a venire in settimana, due o tre pomeriggi, due o tre mattine, in comitato, ad ascoltare le telefonate che arrivano, le richieste. Che ci fanno sono L avevamo già fatto senza... negli anni passati eh. e mi sono messo le mani nei capelli, ah, ecco. anche mm. con presenza di alcune riunioni esatto eh, federali. Per cui quindi, quindi ti dico domande puerili. Però stiamo <ride> notando una cosa: che i motoclub, anziché assorbire, leggere, imparare quello che la federazione trasmette, imparare nel senso di dire certo. regolarmente le cose. Preferisce dire al pilota, ma telefono in federazione. Io ci penso al personale di servizio: a mettere in calendario eh. la gara, a registrare chi mi gira, chi mi gira con l'allenamento, a gestire il bar, a far mettere quel bene la pista. Se i piloti hanno qualche necessità, gli dicono: Ma sentite la federazione. Certo. Vediamo di aiutarci Speriamo un pochettino che le nuove generazioni, appunto con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione e social siano un pochettino più attivi, più attenti e con un'educazione diversa. Comunque Ivan, che cosa dire? Siamo arrivati alla fine di questa prima chiacchierata solamente per informare quello che sta succedendo e quello che succederà appunto a livello federale per, eh, per il 2021. Ultima domanda, cosa pensi? Il Mondiale partirà a maggio? È una bella domanda, dai, dimmi sì o no o forse, vedremo. Già, già pare che pare eh, perché non ho notizie. Già pare che le nozioni non si faccia Imola, pare dicono. Eh, quindi. Boh, eh, ma dal, dai, dai, diciamo, dalle, dalle notizie che ho, in, però molto, molto, molto vaghe pare che ci sia determinazione a cominciare nei tempi Assolutamente previsti. Sì, Assolutamente dita sì, dita incrociate per dita questo. Incrociate. Non c'è, non, non ho ancora sentito, però ripeto, non è che io sappia tutto, però non ho ancora sentito che ci siano dei piani B per evitare le prime gare e roba del genere. Certo. Per cui, come dici tu... Perché di cambiamenti incrociate. ne abbiamo avuti tanti eh, nel corso dell'anno dell eh. dell con i calendari. Allora, eh, io vorrei tranquillizzare, i licenziati della FMI Lombardia, i campionati regionali in Lombardia partono regolarmente. Punto. Ecco. Ivan, l'ultima per, cosa vorrei lavoriamo. che tu e tutta la federazione si unisse con me per ricordare eh, due persone che ci hanno lasciato ultimamente. Una è il grande Fausto Gresini. Eh. e l'altra una giornalista impeccabile sì. che è Fiammeta Purtroppo la... abbiamo subito anche queste due perdite, Motocross My Passion, Adriano Narducci e penso anche Ivan Bidorini con tutta la federazione. Porge certo, 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 le più certo. sentite condoglianze certo. alle famiglie. Due Mi gravi perdite pianamente. per il motorsport. condivido pienamente eh, credo che gli organi di stampa della FMI abbiano già riportato. Sì. Ed è purtroppo devo aggiungere purtroppo che oggi mi è arrivata notizia che un, un presidente del Montocrale della Lombardia eh, stucchi stucchi di Montrogli grigno vassassina, purtroppo ci ha lasciato. È un grande personaggio. Con lui, condoglianze alla famiglia di tutti ultimamente nell'ultimo anno. Nell'ultimo anno purtroppo abbiamo dovuto commentare, abbiamo avuto perdite anche personali. E insomma, certo, è certo. un momento difficile. Speriamo che con lo sport eh, riusciremo a combattere il virus, ad avere positività e soprattutto che i governi facciano qualcosa per il mondo del lavoro, seriamente. Eh, Punto. Sì. Con questo io ti saluto, Ivan, ringrazio la Federazione Motociclistica Il Corre Lombardia, sei sempre gentilissimo. Noi di Motocross My Passion ci siamo e ci vediamo sui campi di gara. Ok, grazie a te di avermi dato la possibilità di dare alcune informazioni che magari non tutti hanno avuto. Amici appassionati, siamo qua con Fabio Ferrari, scuola 412 Iron, eh, Mantova. Ciao Fabio. Buongiorno a tutti. Sì oggi a Mantova, giornata umida come si vede da, dalle moto insomma però sì è un bel allenamento, Mantova è sempre un bel banco di prova soprattutto prestagionale eh, per i nostri ragazzi e, e via allenamenti insomma Raccontaci un pochettino l'avventura della tua scuola da quanto tempo sei sul, sulla piazza e che piloti hai sotto mano per il campionato 2021? Diciamo che tutto è iniziato più o meno nel 2007, quando ancora correvo, ero in attività e piano piano ho iniziato a seguire i ragazzi che volevano avvicinarsi a migliorare la loro tecnica di guida. E pian piano poi negli anni la cosa è sempre evoluta, e adesso ehm, si è trasformata un po' da una scuola a un, a un servizio coaching dove segue i ragazzi dalla A alla Z eh, in un percorso, e ecco per cui eh, noi abbiamo, cioè io seguo più. 3-4 ragazzi e non un, un gruppo troppo folto, diciamo. Ecco. Anche perché dobbiamo investire sui giovani, visto la mancanza di grandi campioni per il momento, aspettiamo e rimaniamo in attesa di vedere le nuove leve nel campionato del mondo 2021. C'è bisogno appunto di far crescere questi ragazzi. Hai scritto tutto nel libro che hai appena pubblicato, articolo 412. Sì, diciamo un po' di cose, un po' del mio passato, un po' di, di quello che sono ehm, le cose che voglio affrontare con i miei ragazzi, con la scuola, perciò sì è una cosa carina che secondo me può avvicinare anche dei ragazzi a leggere un libro facile e alla portata di tutti insomma. Anche perché racconti, ci sono un sacco di aneddoti della tua vita privata che ti hanno portato a essere quello che sei oggi. Mi presenti i tuoi piloti che così faccio due domandine a loro, vedo che scalpitano dietro l'obiettivo e raccontami un pochettino il loro percorso. Sì, ehm, oggi con, qui a Mantova eh, stiamo facendo una sessione di allenamento con Ricky Pini. Che quest'anno si cimenterà al primo anno dell'85 della Junior, eh, in cui abbiamo delle belle, belle aspettative, e con Luca Ruffini che è all'ultima stagione in 125, dove anche lui. Insomma le prospettive sono alte e tra l'altro tra qualche settimana si sposterà in Sardegna per le prime due gare degli internazionali d'Italia perciò dai speriamo bene insomma gli allenamenti procedono bene e sono fiducioso che possano andare bene entrambi. Bene adesso mettiamo il Pini qua in mezzo a noi che così vediamo un po' semplici domande a questo giovanissimo pilota iniziamo da matematica. Sto scherzando. Dimmi, come ti trovi con Fabio e quali sono le tue aspettative per la stagione? Bene, mi trovo bene con Fabio, da quattro anni che mi allena, quest'anno ho l'aspettativa di, di puntare a vincere l'Italiano Junior, 85, e fare un buon posto all'Europeo. Bene, il tuo sogno molto molto più in là, visto che sei giovanissimo, quanti anni hai? Ne ho 11 e il mio sogno è diventare campione del mondo. In che classe. 4.50. Bene, noi di Motocross My Passion ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo e adesso c'è il cambio di pilota. Bravo e lasciamo spazio a Luca Ruffini che proprio si cimenterà nelle prime gare di stagione. Bene. Anche a te prima di tutto ciao, come stai? Bene, bene, dai, te, è tutto bene. La giornata qua a Mantova. La pista come l'hai trovata è bella bucata, impegnativa, però vedo che vi state divertendo. Poi con Fabio due risate ci scappano sempre. Sì, sì, oggi la pista diciamo che è bella tosta, però per allenarsi al top. E con Fabio si sì, mi trovo molto bene. Sempre sorridente. E positivo. Eh, tuoi obiettivi per il 2021? Eh, nel 2021 parteciperò al campionato beh, italiano, internazionale d'Italia, qualche gara d'europeo e beh, regionale. E adesso, tra settimana prossima domenica, il 7, parto per la Sardegna. Sto giù un mese ad allenarmi fino alle prime due internazionali, che sono una Riola ed un Alghero. E speriamo vada tutto bene. Diciamo che le prospettive sono abbastanza buone. E niente. Con la moto, come ti trovi? No, quello molto molto bene e anche oggi siamo venuti a provare dei test con l'MTA che diciamo è il mio team. E niente. niente. Su con la vita però, fai un sorriso. Dai, fai un sorriso. Ci sono un sacco di ragazze che magari vogliono conoscere. È un po' timido, Luca. E speriamo che vogliano conoscere. Da quasi 100 anni alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione Sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina. Rane fritte o inguazzetto, lumache trifolate, cinghiali in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei Passeggeri, Corso Pavia 164, Sforzesca di Vigevano. Amici appassionati, ben ritrovati, Motocross My Passion in compagnia di un carissimo amico, Fabio Ferrari. Ciao Fabio. Ciao Adriano, ciao, grazie per l'invito. Ma è sempre un piacere parlare con te perché sei un pilota, sei un ragazzo pieno di passione che sta facendo tanto per il settore giovanile. E hai parecchi ragazzi che vengono presso la tua scuola, Iron 412. Raccontaci un pochettino da quel lontano 1998, classe 80 CC. Due tempi, come è stata la tua evoluzione? Fai un piccolo riassunto di tutto quello che hai vinto. Beh, diciamo che è iniziato prima di quel 98, le prime gare sono iniziate nel 98, tutto è iniziato. Prima con la passione per, per la moto e lo scorazzare in campagna dove abitavo, diciamo che quello è stato il fulcro di tutto. E Poi sì, ho iniziato le gare appunto nel 98 che ero già grandicello, perché già avevo già 12 anni, perciò un'età un, un po' mh, diversa da come iniziano ora, se, se vogliamo proprio cioè. dirla tutta. Perciò, già abbastanza unico maturo, ma comunque un ragazzino che. Che già è un grandicello, e, e poi piano piano la cosa si è sempre più evoluta. E con un impegno maggiore anche da parte della mia famiglia, con un impegno maggiore anche eh, rispetto alle gare alle quali che andavo a partecipare, e perciò, diciamo che piano piano tutto è diventato sempre. È, è maggiore e perciò eh, poi insomma eh, tanti aneddoti, tante situazioni, <ride> e adesso sinceramente dirne, dirne qualcuna mi viene un po' difficile, però sì, tanti campionati regionali, tanti campionati italiani. Eh, mi viene in mente come posso dirti, le prime gare magari del campionato europeo ehm, per sfociare poi a qualche gara del, del campionato del, del mondo: sì. esatto. Perciò insomma tanti belli aneddoti, tante gioie, tante sofferenze anche perché... <ride> tanti e, dolori eh, anche perché questo esatto. troppo, chiaramente ha, ha un pochettino inficiato poi il proseguo della carriera. Ah, sicuro, sicuro, nel nostro, nel nostro sport tu lo sai meglio di me, nel senso che gli infortuni sono dietro l'angolo e il nostro è uno sport pericoloso, e perciò, purtroppo, bisogna metterli in conto. Io, magari, eh, ne, ne ho subito qualcuno che mi ha rallentato un po', ma insomma, chi più chi meno, io credo che tutti i piloti ad, ad alto livello, comunque a, a un livello abbastanza alto, eh, abbiano dei, dei, dei gravi infortuni. Beh sì. anche perché poi la, la tua storia è veramente, veramente lunga densa di successi di eh, di inciampi dovuti alla vita normale insomma anche no eh, tutto questo viene descritto benissimo e vorrei che tu lo facessi vedere un libro che hai scritto di getto con tanta passione e che raccomando a tutti, io l'ho letto immediatamente appena me l'hai dato, ne abbiamo parlato eh, in profondità su tutto quello che era il mondo di una volta. Nasci in campagna e qual era il tuo sogno quando eri in mezzo ai prati e scorazzavi con la bicicletta? Ah, allora, faccio un passo indietro, nel senso <ride> che questo, sì, questo libro alla fine è stato un po' il, il ripercorre tutto quello che è stato un po' la mia vita sportiva e, e questo, questa passione che, che avevo da ragazzino e ho ancora tuttora. E, ovviamente... Eh, parte proprio in maniera crescente da quando ero piccolo fino ai giorni d'oggi, raccontando eh, in svariati capitoli tutte quelle che sono le eh, fasi salienti, ecco, <ride> dal, dalla prima moto alla prima gara, ai primi appuntamenti internazionali, eccetera, eccetera. È chiaro che... Raccontami Fabio, scusa se ti interrompo, c'è certo. proprio il racconto della sveglia e dell'entrata della tua prima moto nella tua vita. Raccontami un pochettino l'emozione di questo bambino che si sveglia la mattina e, e vede il suo è, sogno avverarsi. È stata una cosa molto particolare eh, perché come hai detto tu prima io abitando in campagna, abitando in questa corte dove abitavo con i miei zii, i miei genitori e i miei, i miei nonni. E dove potevo praticare il motocross o comunque girare con la, con la bicicletta e tutto quello che si fa in campagna e in, 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 in libertà al 100%. E perciò, eh, proprio nel capitolo che, che, di cui <ride> poc'anzi parlavi, racconto il, quando mi hanno regalato la prima moto. E è stato fighissimo perché mh, davvero assaporo ancora quel quella sensazione di quando me l'hanno regalata, perché io la, la volevo a tutti i costi, in famiglia un po' tutti eravamo appassionati, erano e sono tutt tuttora appassionati e perciò ritrovarmi a 5 anni con una moto lì al giorno del mio compleanno <ride> è, stato un, è stato davvero un, un grande aneddoto che ancora conservo con, con gioia, ecco. Anche solo eh, quando ho fatto la stesura del libro e ho, ho messo giù questa, questo, questo capitolo, ehm, sono riaffiorati proprio questi sentimenti, che, perché sai, ti ricordi la, la, la situazione, ma poi andando nello specifico a rivangare, saltano fuori cose che. Credevo di non ricordare più. Sì, cose Perciò dimenticate. Subentrano, subentra un sapore ancora nuovo e dici: cavolo, però è successo che eravamo lì e tanti aneddoti bellissimi. E questo libro è nato così in realtà. Uh, All'inizio, prima appunto di questa intervista, abbiamo visto le immagini che abbiamo registrato a Mantova, appunto, con eh, i tuoi ragazzi. Esatto. Grande, grande giornata, tempo freddissimo, pista, veramente da, da, da mondiale. Raccontaci un pochettino, che cosa insegni ai tuoi ragazzi? a livello di tecnica, a livello di educazione e tutto quello che ci va dietro nella pratica del motocross? Beh, è molto, molto complesso, <ride> eh, nel senso che... Te l'ho fatta apposta la domanda! Io, 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 io dico sempre che, alla fine, quello che, se si può usare questo termine, insegno io è più un discorso di quelle che sono le mie esperienze maturate negli anni. Non è una vera e propria scuola dove... Eh, si fa un gruppo di persone e si va a lavorare eh, su, unitamente sul discorso della tecnica mh, o simulazione gara eccetera eccetera è più un discorso mh, eh, di mh, mh, comunione con la famiglia dove al 100% eh, mi affidano i figli e perciò eh, si punta ad un obiettivo comune ecco. eh, perciò eh, da, da ormai qualche anno ho adottato questa politica concedibile termine dove ehm, si fa un percorso appunto con le famiglie e i, i ragazzi che seguo dove si cerca di portarli a un livello alto alle basi del professionismo insomma ecco. quanto è difficile gestire i genitori al di là dei piloti di Vabbè, è, è difficile sicuramente <ride> perché tutti i genitori eh, sono ambiziosi e, e hanno anche ragione nel senso che poi alla fine ti danno nelle mani i loro figli e già che facciano questo passo e vengano a chiedere aiuto a, a persone competenti questo già è un, è un buon avvio nel senso che ci sono tanti genitori che poi sai magari si credono di sapere ma eh, no, ovviamente non, non hanno l'esperienza esatto, per questo intendo con tutto, con tutto il, rispetto. Eh, il rispetto ovviamente perciò già il fatto che si, si vengano a a confrontare con me è una buona base di inizio. È chiaro che, che poi io dico: bisogna sempre parlarne bene, capire bene dove si vuole arrivare, cosa bisogna fare perché. Eh, Sempre più spesso è diventato ora questo sport molto eh, costoso, molto oneroso, appunto. Ehm, lo è sempre tutto. stato, eh, lo è sempre stato Fabio. S eh, sicuramente, non hanno potuto neanche iniziare proprio la carriera. Sicur sicuramente, però, sai, eh, quando correvo io a, a 10, 12, 15 anni, comunque ehm, le cose che dovevo avere per forza erano un po' circoscritte. Adesso, eh, magari, già a 8-9 anni, quando si inizia un percorso, eh, con l'aiuto dei, dei genitori appunto ehm, c'è molta più possibilità. Eh. Eh, o comunque la società ci porta a dover avere tutto questo contorno che poi non, forse non serve nemmeno così tanto, però gira così e perciò bisogna un attimo scontrarsi contro queste nuove situazioni, chiamiamole così. Sì, anche perché io molte volte eh, sono un po' polemico, ma solamente per migliorare quello che è nel mio piccolo chiaramente sono suggerimenti e consigli ho visto una bellissima intervista non so se l'hai vista su l'ho postata sulla mia story su instagram di greg alberson che appunto parla dei giovani dove dice ai genitori genitori non lasciatevi trasportare dai figli che vogliono più motore più potenza alle moto eh, avere subito un team ufficiale e spendere soldi per scarichi centraline, certo. quant'altro quando invece bisognerebbe investire appunto nelle scuole di motocross per far crescere i pro propri sì, figli. Sì, sicuramente. Penso che sia un messaggio veramente importante quello che ha dato. Ma in realtà in realtà è, è la pura verità. Nel senso che ehm, ci vuole sempre il compromesso in tutte le cose. È chiaro che magari in certe situazioni ehm, una moto più performante ci può fare. Comodo. Far comodo. <ride> Però a, a livello, a livello di, di ragazzi che stanno imparando anche. Um, per quanto riguarda le prime competizioni, io credo che un allenamento mirato e um, la consapevolezza di essere capace a fare determinate cose e comunque anche quella sicurezza mentale um, sia molto più determinante che, che, che comunque uno scarico, un, un, due moto, certo. eccetera, eccetera, eccetera. Perciò tante volte, mh, tante volte il genitore... Eh. Eh, può essere di manica larga sotto questo aspetto <ride> e magari si trascurano determinate eh, cose aspetti. che sono molto più esatte, determinati aspetti che sono molto più, più importanti, Anch'io penso, l'ho visto questa intervista, anche io è la bellissima. penso, è è bellissima, ne ho fatte anche altre, invito tutti gli appassionati a dare un, un occhio, un ascolto. Per poi poi credo, sono... ti interrompo al, al volo, credo Vai. che no, noi un po' nostalgici. Ehm, abbiamo vissuto quelle situazioni lì dove sì. magari sì, sì. Eh, per, per esempio i miei genitori per l'amore del cielo mi hanno sempre aiutato mi hanno comprato sacrifici, molto poi. e quant'altro sacrifici, sacrifici. però sacrifici esatto non, non c'era, mi facevano molto desiderare le cose il casco, l'occhiale <ride> eh, perciò eh, quel sapore della conquista eh, era una, una cosa che, che mi faceva sempre fare lo step in più e, e ora vedo poco questa cosa, però probabilmente sono cambiati anche i tempi e adesso i ragazzi magari la saporano in maniera consuma, diversa. Eh, si consuma tutto troppo in fretta. Una volta, esatto. quando avevi il casco nuovo, lo tenevi da conto, si diceva, no? Nel senso che era un oggetto dove lo maneggiavi solamente tu, te lo polivi tu, come gli occhiali. Eri ocali, Eh? Eri geloso. <ride> eri, eri veramente geloso del, del, um, di tutto il tuo materiale che era frutto comunque di sacrifici della esatto. famiglia, molte volte da parte anche dei ragazzi che lavoravano e lavorano per avere le cose. Quasi 100 anni, alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione Sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina: rane fritte o inguazzetto, lumache trifolate, cinghiale in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei passeggeri, corso Pavia 164 Sforzesca di Vigevano. Una cosa che consiglio appunto a tutti, a tutti gli amici a casa è quella di dare un occhio al libro di, di Fabio. C'è, eh, come ripeto, eh, una vita vissuta praticamente per il motocross, eh, con dei sogni che molti si sono realizzati. E molti purtroppo non si sono avverati per una serie di cose. Però è stato un lungo cammino: no? dal, dal, dal primo capitolo poi arrivare alla fine. È un libro che si beve proprio. Per cui invito tutti, articolo 412 di Fabio Ferrari. Fabio, cosa dire di più? Vuoi dire sì. due cose sul supercross americano che mi sta emozionando tantissimo? Eh, quest'anno tanta roba, <ride> tanta roba. Eh, sì, ti ringrazio ancora per questa cosa del libro, Adriano, perché davvero ci tengo che... che, che... Tu, tu sei un amico, insomma, e ti sì, per questo. Un amico Però... onesto sono, eh, Fabio, nel senso che lo sai. Eh, eh, non mi piace fare la marchetta tra virgolette no, no, no. non l'ho mai fatta e mai le farò mi piace parlare con la passione che ho io dentro con eh, piloti e uomini che hanno la mia stessa passione e che parliamo la stessa lingua per cui ti è, un ti mio, è un mio piacere Fabio ti ringrazio e spero che anche la gente che, che lo leggerà possa comprendere questa cosa che tu mi stai dicendo perché è una cosa che provo anch'io eh sì. e Chiusa qui il discorso, libro Bene. e ti ringrazio. Ancora. Supercross, supercross, tanta roba, tanta roba perché. Tanta roba, partiamo dalla 2,50. 2,50. Il pilota che ti piace di più, quello che vedi. Allora, eh, assolutamente, io credo che Lawrence sia il, il nuovo talento, un talento Penso. proprio a, a livelli altissimi e soprattutto le prime gare. Io credo che. Sia stato tra quelli della 250 e anche della 450. Quello che ha guidato il meglio in assoluto, con un po' di errori ovviamente, con i casini che si, è, che si è fatto. Io ti menziono anche Shimoda per me, è quello che guida meglio di tutti. Sì, sì. Tra l'altro, io quando sono stato in America tre anni fa lo vedevo spesso a girare. A 15 anni e, e, era gay con Honda e, e si sì, è stilosissimo, bravissimo. È uno di quei sta ragazzi crescendo... che sta crescendo. In modo uno, esponenziale esatto, è uno di quei ragazzi non a caso Prosir. Insomma, <ride> è uno di quei ragazzi che eh, credo abbia un be una bella direzione: una bella direzione da chi è salito in moto con tutte le pedine al suo posto. Lui potrà certo. fare molto bene. Gente, Lawrence in... però commette ancora parecchi errorini, un po' di ah, distrazione a 17 anni, eh. mi piace ricordarlo. Assolutamente sì. Eh, sai, quell'età lì eh, sta già, si sta già confrontando con gente di dieci anni di esperienza in più. Eh sì. eh, pensiamo a vari Craig, pensiamo Craig, anche a Nichols. A, a Nichols, esatto. perciò dieci anni di, 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 mh, contano molto, però lui quando gli gira tutto giusto. Là davanti, ci ricordiamo anno 2002, un, un, un certo Stewart vestito di rosa che eh. Eh, delle gare commetteva questi errori come Lawrence e delle gare, vinceva davanti a un Preston ai tempi che era eh, sì. 10-12 anni più adulto di lui. Perciò, eh, secondo me, sono talenti sono talmente eh, talenti, talmente grandi. ええ。<ペー><ペー> A cui viene tutto non dico facile, ma ce l'hanno proprio dentro no, nel DNA ass assolutamente. di guidare così, cioè, non si Jet diventa così. Esatto. Jet Lawrence è uno come Reed, è uno come Carmichael, è uno come Stewart, eh, è sì. uno come Roxen, è uno che ha un livello superiore ora. Ancora non lo vediamo ha ancora al 100 tanto da dimostrare ass assolutamente. Eh? Assolutamente, ricordiamoci che l'anno scorso 16 anni comunque quasi si vince delle gare, poi è successo che sono sulla clavicola, eccetera, eccetera, però insomma, è uno davvero forte, davvero forte. Un altro che eh, mi è piaciuto all'inizio e non lo vedevo proprio e qua mi sono sbagliato e faccio ammenda, Max Voland. Figlio, eh, esatto, anche quello un ragazzo super purtroppo si è giovane. fatto male però eh, è passato praticamente da fare gare da amatore a diventare pro in un colpo solo, per cui KTM penso che abbia visto lontano asso, asso, Assolutamente, è solo una questione di tempo. Poi è chiaro che se ti si fa male a 16 anni nella prima stagione di Supercross ad altissimi livelli è difficile eh, nel difficile, senso sì, si butta via sì, una stagione sì, sì. Poi magari un infortunio eh, pesante Perché comunque hai visto come è, com è difficile ora Come è tecnico, come è, è tutto serrato sì, è sicuramente Tutto serrato anche è però, lo... però eh, ne parlavo E dopo parleremo di lui Perché è veramente è stato un grande Le piste in effetti sì, eh, si assomigliano non dico tutte, eh? Eh, però que l'ultima, questa prima di Orlando, non mi ha esaltato tantissimo. Beh, sì, poi... Difficile da un certo punto di vista, perché poi alla mattina aveva piovuto, esatto. hanno corso col fango, pista classico... difficile. Ti così, assicuro no. che hanno fatto un gran lavoro perché ha piovuto tantissimo là e hanno coperto con i teli per la, sì, sì. la grande maggioranza del tempo. Perciò ehm, era un po' lenta, era un po' chiusa, e nelle transizioni, comunque non si vedeva, ma c'era una cifra di canali, c'era cioè tantissima sì. roba. Perciò, perciò mh, sicuramente, non era una delle piste migliori, a mio avviso, forse questa quella più lenta, quella un po' più insidiosa, sì. però. Io credo Però sia spettacolare a me, tu lo sai che io amo il supercross. L'ho portato in Italia per un po' di anni, l'ho commentato tutto il campionato per la televisione. È un campionato che a me esalta, infatti, in un momento ancora. Non Mi vedo l'ora di fare un salto negli Stati Uniti per trovare un po' la famiglia e, e andarmi a vedere magari Atlanta. Sarebbe, Sarebbe un, una, una bella figata, cosa. Sì. Speriamo appunto che la situazione del Covid non sì. vada a inficiare gli spostamenti adesso. Poi vedremo. Esatto, esatto, Rimaniamo esatto. sulla 250, Lorenzo Camporese, Fabio. Eh, fatto, tanta roba. Poi ha, lo, fatto, lo... ha fatto delle cose dopo houston 2 dove ha dato una cartella veramente mostruosa era massacrato ovunque è riuscito a riqualificarsi ha fatto meni event uno dietro l'altro una moto un amico meccanico pezzi di ricambio Così, cioè, io darei, darei una medaglia proprio al nostro Lorenzo, perché è magnifico io, proprio. Oltre, oltre a conoscerlo, è, eh. è il, mio, il mio caro amico, è comunque sì, un plauso alla, alla situazione che sta vivendo. Situazione analoga poi a quella che è successa a Angelo Pellegrini qualche Angelo anno Pellegrini fa, e che, che che gli io, e, e che io ho vissuto in parte con Angelo quando siamo andati nel 2017 là, perciò davvero eh, arrabattati a sistemare, fare per andare a Las Vegas piuttosto che alle altre gare. e vi siete divertiti? Voglia... No, beh, sicuro, ci siamo divertiti <ride> ma non è stata una vacanza, eh. ci siamo no, divertiti no, no. perché era quello che, che, che amiamo fare e perciò... Eh, ci sta, però, però è davvero difficile con pochi mezzi andare là e poter Bello. competere anche se si ha delle capacità egregie. Io però credo che bella, Lorenzo... bella la, la convinzione, la determinazione. E il fatto di volerci provare comunque, ma se, se, se non si hanno questi valori non si fa niente nella vita. Bravissimo, io credo. E perciò, stiamo sempre qui a dire: eh, però, con pochi, cioè, eh, così, eh, è così. Tu devi, bisogna tirar fuori i cosiddetti per fare le... In qualsiasi effetti, cosa. Prima di parlare, bisognerebbe capire lo sforzo appunto di un pilota come Lorenzo. e L'impegno, il sacrificio anche perché lavora durante, durante l'anno, esatto. Ma poi, a... comunque, <ride> i, i soldi che tu vai a, a inserire in questo progetto quando poi magari non hai neanche la, la certezza di poterti spese. qualificare, eccetera, eccetera. <ride> Perciò, c'è cioè, qui un plauso, comunque, anche a tutto quello che è la famiglia e, e, e gli sponsor che si sono trovati, eccetera, eccetera. Non è facile, ragazzi, assolutamente. No, no, il nostro sport no, no. è uno sport difficile. E duro anche sotto questo aspetto, perché le finanze se non si hanno, qui non si può fare niente. No, è assolutamente no, è sempre stato così da, dalla notte dei tempi: da che, da che mondo? Eh? Però è un po' quello che succede poi nella vita di tutti i giorni. Esatto. Io dico sempre che anche per i ragazzi che vengono da me, eh, magari diverranno dei campioni, magari non diverranno dei campioni, ma è una scuola di vita: sì, questo è sacrificio, sì. questo farsi il mazzo poi. Anche se un, un domani non correranno più e non faranno più professionisti, gli servirà la vita, il mondo del lavoro, in tutto quello certo. che è l'obiettivo per il futuro. E raccomandare sempre ai giovani di studiare, cercare di studiare il più possibile. Perché bisogna sempre avere un piano B nella vita, perché se no non si va avanti. Esatto, esatto. Bene, esatto. dopo il nostro grande Lorenzo Camporese, passiamo alla 450 Roxen. È eh, il suo anno quest'anno, io tifo per lui anche se insomma Anch non, si mai, non si è mai certi fino all'ultima bandiera sta, a scacchi. Eh, di sicuro, eh, Web è un osso durissimo: nel senso che Web è uno davvero, come dicevamo prima, è che si fa il mazzo, è, è proprio un, un animale, <ride> e perciò non deve, non deve lasciare nessun varco perché. Come abbiamo visto l'anno scorso anche anche e anche quest'anno, anche all'ultima curva, quello ci trova, e comunque Roxen all'inizio, prima delle tre vittorie consecutive, io credo che fosse un po' bottonato, un po' non abbottonato nella guida. perché non, non, di, non aveva voglia di farsi male. Secondo me aveva paura di buttare alle ortiche di certo. nuovo quello che negli ultimi anni è, è successo. Perché dopo, comunque, il, il doppio polso tre anni fa, mamma mia! Eh, 12 io operazioni mi... oh. esatto. Io, io l'anno successivo, poi sono stato in America e ho, ho visto davanti ai miei occhi quando è caduto a San Diego, appunto con Webb, che erano le retrovie eh, sì. di nuovo. Un'altra stagione fuori l'anno scorso. Alti e bassi, quest'anno è il suo anno, su anno. Mm, lo vedo molto a posto anche con la moto. Moto sì. è un'ottima moto, secondo me, quest'anno leggi e... nel pensiero. <ride> <ride> vedi un po' di esperienza esatto però, però sì non bisogna non bisogna scordarsi di, di tanti outsider come anche Tomac che è un po' sotto tono ultimamente e eh, Tomac sì. bisogna stare attenti perché prima o poi esatto prima o poi quello si sveglia eh, cioè, sì. magari si fa un anno di, di, di Supercross così magari torna a punzecchiare l'ultima gara sì anche dare. perché ha avuto, ha avuto è diventato padre per cui magari un sì. pochettino più di attenzione ma forse Vengono Vengono, che no. vengono meno certe cose sicuramente però non tutte le stagioni sono uguali lui è un campionissimo eh, non mi esalta di guida ma è un campionissimo allo stesso livello di tanti altri è un talento e perciò è talento. sono tutti lì cioè a, a inizio stagione ne contavo 8 che potevano vincere eh, le mani sì. qualcuno ce lo siamo perso, ma comunque ce ne sono sempre 5 che Potenzialmente bello da vedere quest'anno anche Justin Barsha con la Gas Gas, sì. Eh, sì. vincitore sì. come al solito dell'inizio del campionato, però lo vedo guidare con la moto. Ha trovato Io... il, suo, eh, il suo, la sua sfera. Magica. Io ho sempre pensato, ho sempre pensato che che per la guida che lui ha, molto aggressiva, sporca in certe situazioni, ma con tanto cuore eh, e con tanta spavalderia eh sì. che lo contraddistingue <ride> da sempre, eh, nel momento in cui lasciò Onda e eh, salì su Yamaha, io da sempre dissi che eh, non era la sua moto, perché guidando con quella irruenza, Vero. con quella moto che ti concede poco, Ehm, fai dei danni, infatti lui a parte eh, prime gare della stagione vinte, però e altre sporadiche apparizioni non, non, non è mai stato un protagonista con questa moto eh, e il supporto comunque di una casa ufficiale gestita eh, da, da Troy Lee fin e più neanche nel KTM, eh. Esatto. Eh, io credo che lui possa togliersi delle belle soddisfazioni e puntare se non a vincere perché secondo me lui non è un, un vincente quest'anno mm -hmm. ma è un buon outsider sì, assolutamente. nei primi cinque sicuramente, sicuramente. finisce anche, me anche, meglio, anche meglio poi è chiaro che eh, due settimane fa mentre era terzo con un doppiato, frisi appunto è successo che è caduto eccetera però insomma eh, poi que queste situazioni succedono un per suo questo, errore per sì, 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 sì. Ha avuto troppa fretta, non c'era spazio. Ma quando, quando ti trovi doppiati di mezzo eh, alle spalle... Sì, beh, certo però parliamo web... di Vince Friese, eh. cioè non parliamo dell'ultimo arrivato, aveva dei eh, problemi. Ma... Vin, Vince Friese eh. da tre anni a questa parte, in tutte le gare, parte in testa lo devono passare e poi a metà gara lo ripassano sì. è, è, è uno da, da 10-12 posti eh sì. 10 è chiaro che quando lo vai a doppiare che magari è ancora in bagarre è un po' eh, in mezzo sì. alle scatole per non usare altre parole <ride> e, e, e io lo maledico tutte le volte che lo vedo quando arrivano i primi perché è proprio così. E beh, guarda scuola, le, fai, le, le scuole, ascoltami, qua la trasmissione sta andando oltre ogni ragionevole eh, tempo. Eh, ci sarebbe da parlare di Wilson con Roxen, esatto, <ride> ci sarebbe. Esatto. Ci sono tante cose, ma avremo modo di parlarne ancora e lo faremo magari direttamente in pista perché eh, sarebbe più... Certo. Più cicciotta la, la situazione, però è bello avere questa possibilità di fare i collegamenti a distanza. Per il momento in pista ci vediamo fra pochissimo, partono... Sono partiti gli internazionali d'Italia, sono insomma, peccato che il mondiale parta a maggio. Vinci appassionati, ben ritrovati, Motocross My Passion, con questa sono qua con un'icona del mondo del la tabella rossa di Antonio Cairoli, inizio di stagione in attesa della seconda Manche dell'MX 2017 vinse il quinto titolo mondiale. Tra i il 2 Antonio Cairoli, benvenuti su Motocross My Passion. E vi ricordo, Motocross My Passion c'è!